Casemo, casemo, dopo una settimana di assenza da questo social, casemo. Buonasera amici di YouTube, Buonasera, di sera, Instagram, sera, di sera. Facebook, di Twitter, tutti, scelte. Ciao Eli, Ma siamo su ciao TikTok? Teresa, non lo Siamo so. su TikTok? Su Scelte. TikTok? Tu din Ma don dan. sembra che ci vediamo al rallentatore, Va perché... bene, buonasera, 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 casi, già ti viste, Elisabetta, Casemo, Casugno, e scelte. noi ci siamo qua. Buonasera, buonasera, Buonasera buonasera, 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 Teresa, buonasera. mi pare di Ci averla aspettavo. Ma vista. chi è? Alla Poli? Alla Poli Sì, nostra. qua, stasera non esce col fidanzato per stare qui in Ma largo con è noi. incinta, scelta. Avanti. Sono un po' allambata così, vero? Tu sei pazzo furioso. Finalmente eccoci qua dopo una settimana. Secondo me ci colpa Clarissa. Mi riesce a bloccare i da live, Dopo una Clarissa? settimana di clausura, perché lei No. tutto ciò che è Siamo stati su clausura. Facebook. Sì, ma su TikTok tutto quello che è clausura per Clarissa, le suore di clausura, la cintura di castità che è clausura, stare chiusi a casa è clausura, di ciò vi blocco la live su TikTok e fate un po' di clausura. Avanti, poi scendo domani ci facciamo quattro Dopo chiacchiere. c'ho Ciao da palamba. Como, buonasera, qua piove? Sì, Sì. piove. Piovono fichi secchi perché erano freschi il tempo che arrivano a terra diventano secchi, Ma ci fichi aspettavate che già secchi. siamo in 100, 120? No, Buonasera a vabbè. tutti, Ora qua buonasera a prepariamoci al tutti. massacro perché ci Ma sono più massacro leoni di da che? tastiera. Grazie, buonasera. Votate il Casugno. tartufo? Sì, quello bianco, quello pregiato, il Non mi ha tartufo dato niente. pregiato. Niente mi Ora ha dato. domani lo grattiamo, mi metto più vicino, ma che c'ho qua il telecomando? Va Scelto, bene, telecomando, scelto. certo, mi è cascato dalla tasca. E Buonasera, buonasera. Ciao Claudio grazie per queste 8899. rose Rose per rosse per te, ho comprato stasera e il mio te. cuore lo sa. Claudio, quando ce ne Cosa regali? voglio da 1000 te? rose rosse stasera. D'amore non si muore e chi si può Claudio mi ha fermare? detto che ci Perché regalerà stasera vivo per 1000 rose te. rosse. Quindi tieni il conteggio. Ancora per 1000 ce ne vuole, un pezzo, un pezzettino. Ciao Sardegna, Casugno. Casugno, entrate dicendo Casugno, Casugno, Raul scelto. Bova, come ti ha sgamato per il gelato? Cioè io non lo Io so. tengo la Non lo contabilità so. in tutto, economia aziendale, Ciao Prinzimommi. economia domestica. Cioè Claudio non si sta E non si fermando, deve vai fermare Claudio, fino a vai Claudio, 1000. vai Claudio, siamo tutti con te Claudio. Rose rosse Anna per te. Smarra Ciao Annuzza. Perché Elisabetta basta Facebook? A me piace la live lì. No, Facebook è Ciao meraviglioso dalla come Liguria. ambiente. Oh, Sorcinuzza E mia! domani E il saremo triangolo non in live l'avevo su Facebook, certo, alle considerato. 22. D'accordo, ci Qua è un buon proverò. La massacro. geometria da Vai Edimburgo. Claudio, pompa Da Edimburgo, Claudio. Adriana. Guarda Ciao. Claudio come sta pompando. Ci sono anch'io, Casugno. tutti. Casugno. Buonasera ragazzi, siete simpaticissimi e grandi. Non mi piace perché non mi leggete mai, come non ti leggo Veramente mai? dirigiamo Ma sempre. sei Ma Monsignara, sei sai cosa significa Monsignara. Monsignara? Monsignara è scelto. Bugiardella, non è vero, non è vero, non è Ciao Gio vero. 90 Laz, ciao, il ritrattista nostro. Ciao, ciao, ciao dalla Germania. A Germania Casugno, Vai va Claudio, vai bene. Claudio, siamo tutti Vediamo con chi te. supera Claudio con le rose. Ciao. Fate una gara con Claudio, vediamo chi Se. supera Claudio. Claudio sta arrivando a 1000, già me l'ha Grazie, detto. grazie, grazie. Già è a Buonasera, 200. già è 200. Vai Claudio. Qualcuno che vuole superare Claudio. Sbuttatevi, buttatevi, brava, brava. C'è E vai, e vai! Prinzimommi. No, E ti vabbè. arrendi troppo in Comunque siamo in fretta. 200 online perché manchiamo da una Da una settimana. settimana, che Scelto. volete sapere?
Niente, intanto vi faccio i miei saluti, buonasera, bentrovati, vi trovo più anziani dopo scelto, una settimana. Passò una settimana, scelto. Siete un po' più anziani dopo una settimana. Non è vero, uè, che siete belli, buonasera, ci avete aspettato. E Claudia 231, chi lo vuole superare? Buonasera a tutti. Caso, ciao Stefi. Io voglio Nunzio mio. E portatemi Lella, a casa. Lella, vivo la mia. Certo, Lella. Ora vi comincio a salutare a tutti, voglio salutare i nostri medici, gli infermieri, gli ossi paramedici, le cliniche, gli ospedali, i pronti soccorsi, il 118, un abbraccio caloroso ai nostri vigili del fuoco, facciamo un applauso ai nostri vigili del fuoco. A Catania, c'è il delirio, Palermo, però. Sardegna, Sicilia, ci sono tanti incendi, ne ha parlato anche il telegiornale, un applauso per i vigili del fuoco. Anzi, faccio una piccola parentesi durante i saluti, grazie a tutte le persone che ci hanno scritto in privato, sapendo che noi siamo di Catania, per sapere se noi stiamo bene. Casemo, scelto. Ma nessuno sta facendo applausi per i vigili del fuoco. Bravo Annalisa Borriello, forza e coraggio, vigili del fuoco. Buonasera a tutti, buonasera anche al pronto soccorso, buonasera ai ragazzi speciali, buonasera alle suore Marceline di Roma e di Milano. Bene. Buonasera alle Clarisse. No, le Clarisse buonasera a tutte le persone in divisa, i soccorritori, il 118, è un momento tragico, questo caldo è allucinante, però i vigili del fuoco stanno facendo un grande lavoro, grazie. Non voglio mettere i medici da parte perché ho sempre ringraziati, li ho sempre elogiati, ma in questo momento i vigili del fuoco sono veramente grandi, grazie. Se mi sono dimenticato di qualcuno lo saluto in fase d'opera, ma voglio salutare gli amici di YouTube, tutte le regioni d'Italia, l'Italia, gli l'estero, amici di Facebook che stasera non Facebook, ci siamo da loro. Non ci siamo, ma loro sono qui da noi, quindi grazie a tutti. Certo, già salutato anche il 118, i soccorritori, ho salutato tutti, ho ringraziato tutti. E Claudio durante i saluti non si è fermato, ciao, è a 400. Giussi, Claudio a 400. Vai Claudio, vai Claudio. E dov'è? Armando T. Candido per il presidente di Sanremo, sei fantastico, presenti benissimo. Ma certo, grazie. Ma io posso fare ma la noi valletta. Andremo a Sanremo famosi. Ma posso fare il balletto? Il certo, balletto, sì. Fatto. Già me lo fai il balletto perché un conte c'ha il balletto. Mi salutate. Grazie, buonasera. Cominciamo a fare un po' di saluti perché è una settimana che non ci siamo. E io perché non me non in Facebook. Certo, perché non mi ridi. Grazie. Io non leggo i nomi qua. Samuele del Pupo, grazie. Sincero in tutto. Ciao Gaspare, ciao Mila Nadia, ciao Mena De Ponte. Stasera Emanuela Rapisardo entrerà un po' più tardi. Siamo a quota 500, Claudio. Chi lo vuole superare a Claudio? Io ho salutato il mio bimbo speciale. Amore, non ho salutato i bimbi speciali stasera. Ho salutato i ragazzi speciali, però volevo includere i bimbi, i ragazzi e gli anziani speciali. Quindi quando parlo di persone speciali non li distingo, comunque fate parte tutti di queste persone meravigliose che toccate sempre il cuore con la vostra sensibilità, col vostro sorriso, con la vostra ingenuità e con la vostra sincerità. Grazie. Carusi, oggi sogno motto perché mi hai poliziato tutta la casa. Buon compleanno a Nicola, ci hanno mandato un messaggio, ci hanno detto di fare gli auguri a Nicola. Ma ci siete o non ci siete? Il marito di qualcuno. Ci siete o non ci siete? Io di là su Facebook io ho detto ai nostri amici, entrate dicendo casugno. Paola qua Costanzo, non... sei latitante, ti stanno ciccando, vieni a me casa. Catambuccio, Insoletto, quella scomparsa. Paola, vieni a fare la pipì, avanti. Buonasera alla nostra moderator, qui una moderator ufficiale, la nostra Poli che si è fidanzata. TikTok vuole sapere che sigarette fumate, Anna Smarra. Allora, Anna, TikTok sa che sigarette fumiamo perché TikTok prima di pubblicare revisiona tutti i video. Aspetta che devo fare, abbiamo 3000, passa tu dentro. No, devo dire una cosa importante se me la fai dire. Vorrei che faceste tutti gli auguri alla nostra Teresina Poli perché si è fidanzata. A dicembre si sposa. A dicembre si sposa ed è anche al quarto mese di gravidanza. Auguri!
Ciao da Verona! Ma fai auguri a Teresa! Auguri Teresa, non lo so, Auguri auguri che ti Teresa sposi! Voli! No, magari che è incinta! Va Teresa bene! Voli, che bello! Ora mi fa un nipotino! Guarda, tutti auguri, auguri, Grazie auguri, auguri! Claudio, ancora sei a 600, nessuno ha avuto il coraggio di superarti, Claudio! 8899! Ciao da Torino, da Treviso! Ma la Poli c'è? Non lo so. Non lo so, c'è la, io l'ho vista È la al quarto Poli. mese di gravidanza la Poli, al quarto mese, ma quattro mesi o Non quindi? lo so, Cos'è non lo maschio o so, al femmina? terzo mese, al settimo, non No, sei terzo no, se no capito. non potevamo fare gli auguri. Vabbè, Ciao dalla Sardegna. di tutti auguri, 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 auguri. Vedi, Grazie. Chi sono grazie. sta gente che ha voglia? Pasquale. La Cedrun da Iaggio non canta solo famuri, canta magari Allora, Pirraggio. Claudio è imbattibile, è a 700. Credo che O il suo potrebbe obiettivo sia a essere 1000. la Ciduzzura con mani, senza pinne, senza ali, si posava sopra l'opetto. La Ciduzzu con rispetto, si posava sopra la panza, la Ciduzzu con Non c'è crianza. come il tartufo, ma buono, E certo, buono. certo, Quello dico certo, certo. buono. Ma Non intanto di infierite. sera non se n'è mangiato, grazie Vabbè, però Paola, non ma mangiare. nessuno riesce a superare questo campione di Formula 1. Teresa, ma ci sei? Ma 689. Teresa Poli c'è, che ci Io sei l'ho pure. vista all'inizio. Tesoro, auguri, ti ha scritto la sorcina. Rose rosse per noi. Ha comprato stasera. Amori, mi E nel salutate per vaso favore. metterò per non Saluto farmi Lorenuccio seccare 88, io mai. sono Gnoccamo, voi non mi salutate. Gaspare, ti salutiamo un No, trivodige. veramente ti ho salutato, Gaspare. Ah, il sonno va bene, già sei dormiente. Teresa Sei Poli, ma è vero, sono bugie. Bu è vero, è Nadia. come la dormiente di Benevento, Ciao, fra poco Annanna. Giussi Cipullo, Giuccassugno, Giuseppina Guadagno. Socio, ti sto Scrivendo, ma tu scrivendo. ormai non mi leggi più. No, cuore, non è spuntato niente, te lo Non è giuro. spuntato nulla, Non Teresa. passano allora i commenti. Non è che stai pensando all'organizzazione del matrimonio e sei un pochettino confusa. Ciao da Augusta. Come gli occhiali? Mi devo mettere gli occhiali perché senza occhiali non vi piaccio. Nemmeno a me hanno salutato. Franci, Gaetano, Contarino, 2. 777, Claudio. Voglio vedere se Claudio, Claudio, ma non ti stancavo io a dopo fare aver così. raggiunto il traguardo di 1000, farà un altro traguardo dei Mille? Ma può 2000. essere che vuole arrivare a 10.000? E Io va sto bene, avanti, scelto. Claudio, Non la è cosa da. sfida c'è, 2 ore ci sono. Dove Dici. sono gli Da occhiali? me ti tocca. No, botto occhiali vicino ai miei libri quando io leggo. Ma a voi amici di solo. Grazie, grazie. Con te sta parlando, penso. User A voi 229. amici solo di TikTok, vi siamo mancati in questi 7 giorni, certo, che a TikTok non tagliamo manco ricorso, proprio. Stasera sono rimasta a casa. Niente cenetta con mio marito. Fatto bene, Paola. Sembri fora? Si sembra zanniare A fora. Per i cosa? long a zanniare. Sempre fuori. Ah, ti casco, ho detto un goggio. Bum Milano bum non bum vi piace, certo che bum bum bum. ci piace Milano. Milano, bellissima, Piazza Duomo, i portici, Piazza San Babila, la Signora di La Milano, signora di il Teatro alla Milano, Scala, certo. il Castello, come no? Per non parlare poi della zona Ine, Via del Gesù, Via Monte Napoleone, come no? La conosciamo Cassugno, dice molto, Antonino. molto Aspetta, aspetta, che è bene. entrata Antonina Zizzo di YouTube. Ciao. Non andate in vacanza, ciao Scusa, Zizzona! Antonina Zizzo è una nostra. Brava È una Paola! nostra follower di YouTube che ha scaricato TikTok solo per i sottoscritti. Certo, infatti l'unico seguito Quindi, siamo noi nel suo profilo. Grazie, Zizzonò. Annalisa, com'è che fa capirci Bella, la linea? bella. Grazie, Ma saluta sta grazie, Zizzona grazie. tua. L'ho già salutata prima di te, tu sei ingiunato, figlio. Adori la cassata siciliana, però le calorie ti arrivano, non lo so, ingrassi 10 kg mentre che te la stai solo con l'odore. Ciao, Zizzo.
Aspetta, salutare Leonora Pina Lupa di Sì, YouTube, ma ce ne certo. sono tanti, non posso salutare sempre le stesse Allora, ora persone. saluteremo di YouTube solo le persone che scaricano TikTok come alla Zizzo e entrano in live. Basta. Allora, stasera vi dirò Ciao anche la Biba. la ricetta della mia insalata di riso, perché me la state chiedendo Aspetta, tutti anche quanti. Lilla Savassa si è iscritta per noi. Ciao Grande. Lilla! Bella Lilla. Lilla Ma che è finito? la! Sei arrivata a 1000 e non l'ho È arrivato a vista. 1000, no, è arrivato a 900 forse. Ah, niente, non hai raggiunto il traguardo. Va Niente, non bene. arriva da Baruà, hai fatto 30, Stasera, facendo 2. stasera ricetta dell'insalata di riso, me l'avete chiesta tutti, quindi lascio uno spazio di 10 minuti, magari quando lui si alza, speriamo che si alza e non Allora, torna, fra poco, e sì. io comincio poi a Fra dire poco. tutto. Per Saponi Invece ti mi serve alzo un una attimino per damigella. bere e torno. Stasera ci rinuncio, TikTok si blocca. No, Davide Lorenzi, non te ne Devi andare. uscire e rientrare. Io vorrei ricetta del pollo in Allora, agrodolce. chi si blocca? Certo, Paola, quello che ho fatto A stasera chi si non è proprio blocca? in agrodolce, è con l'aceto, senza zucchero. A chi si blocca TikTok, tolga la connessione wifi e lasci il 4G del cellulare. Sicuramente si sistema. Paola, se il pollo di stasera non è all'agrodolce, di solito il pollo all'agrodolce è quello che fai con la salsa, proprio col pomodoro rosso, e metti poi aceto e zucchero. Quello di stasera era stordito con l'aceto. Grazie Zizio, anche noi ti adoriamo, ormai fai Grazie, parte, zizzona di ormai sei la Battipaglia. nostra Per zizzona me delle tu sei di live, Battipaglia. non è di Battipaglia, Zizzona, ma Ida quello no. che hai fatto con i peperoni, quello di stasera. Certo, ricette a go-go, ragazzi. Così vi state a casa perché avete cucinato una bella cenetta e poi vi Grazie. mettete a guardare i morti di Allora, Giusy fame. Cipullo, la signora delle mozzarelle. Ha scritto: la prossima volta mando solo a lui il regalo, cioè a me, perché non gli hai dato il gelato. Scemo, Mandaci un bel grazie. gelato e ci metti magari la cannuccia che ti arriva un poco squagliato. Nunzio, Va quando ti bene. alzi, chi ti cali? Ma Don cola la carogna. qualcosa mi calo, Don scemo. cola la carogna, come si dice a Catania. Buonasera, No, è di Catiuscia. Termini Imerese. Ciao, Katia. Che c'entra? Io stavo dicendo un'altra No, cosa. amici miei, sono di Sì, Termini ma la Imerese. zizzona è di Battipaglia. Entrata Catiuscia. Catiuscia, buonasera, Buonasera, buonasera. Katiuscia. Dalla Bulgaria. Un saluto da Altamura. Non mi ricordare Altamura che l'ultimo mese di militare l'ho fatto lì in caserma Pi, devo punitiva. salutare Tiziana Noto Casugno. Ho scaricato TikTok per voi. Mi salutate da Castelfidardo. Ciao Tiziana. Ciao, ciao a tutti i castelfilardesi, Sì, comunque gli devo scrivere filardanico. una mail a TikTok. Quale Battipaglia? Zizzone di Ah, gli Battipaglia. devo scrivere una mail a TikTok. Armando, se usi il cuscino senza disegni è meglio, così È non riesco a vero, mo, leggere, glielo va do io. bene. Capito? Devo scrivere a TikTok. Gli devo dire che mi deve dare a me una percentuale degli incassi perché tutti si stanno scrivendo grazie a noi. Scelto. Questo va meglio? Sì, Sì. anche per me va meglio, grazie. Poi dice che non ti leggo. Non ti allontanare, Nunzio, No, picchi. no, qua Ma picchi non mi siamo. Lo allontanare. so, sei di Termini Imerese, ma sei la zizzo. Per me la zizzona è a Battipaglia. Cavolo, si sta morendo, ragazzi. Di nulla, Eli, di nulla. Oggi sto facendo indagini di mercato. Su cosa stai Su cosa indagando? stai indagando? Ciao da Ercolano! Ciao Deborah. Dov'è la mia bellissima Agata Ma se Prezzavento? la ira da pensare da c'è chi Ti sembri. leggo ovunque, Eli, è che qui siamo di meno, lì siete Ah, di di meno più. siamo qua. Ah, Siamo lì arrivati anche a 300. 300 Cioè, su su Facebook. TikTok 135.000 follower e ce n'è 160. Su Facebook 13.000 follower e ce n'è 300. Cioè, tu dici che su Facebook sono più Ma veritieri? che è sta città, palla lontana? Chi è Palla Che Lontana? ne so, saluti da palla lontana. Ciao da Treviso. C'è anche a Catania la zizzona, lo so, ma la zizzona nasce a Battipaglia, ragazzi. Certo che ti vedevamo, Elisabetta. Com'è la situazione, eh? Tutto a posto per gli incendi, ragazzi. Grazie, segui solo noi, Grazie, Concita, Concita. grazie.
Tu sei un'intenditrice, grazie. Borriello. Dov'è Mena De Ponte, Giuseppina Giuseppina Guadagno? Guadagno, Dove certo. siete? Dove Ciao, mi siete? chiamo Renata, mi saluti, ciao dalla Sardegna, ciao Renata Ah, nostra. vabbè, se sei della Sardegna ti saluto. Ragazzi, forza Ragazzi, Cascupa. forza Cascupa. Ah, Ah, per per la terra, ma non è l'Etna, semmai po' Brulazzo che manna l'incendio. te. Ah, va Cazzo, gli dice bene. la Puligan. Nunzio, da domani prima costa al mando di accendere il climatizzatore. Non lo Sì, so. proprio. Allora. Prim'agosto, Nunzio mio, non ti conosco. Proprio, io aspettavo il 1° agosto, poi 2 agosto, Nunzio mio, non ti Aspetta, conosco, aspetta. fino al 31 agosto. Caparatore, mi disse una cosa. Nunzio, ma a me mi cerca al mando quando non ci sono. Cerca solo l'apprezzamento. No, cerca solo Non è l'apprezzamento. vero, non è Non ti vero, cerca, bugiardo. paratore. Non è Non ti vero, non è cerca. vero. Non ti cerca. Comunque, tutto il mese di agosto, Nunzio mio, non lo conosco. Ci vediamo a settembre quando il climatizzatore non serve, perché il 21 settembre inizia l'autunno Aspetta, e aspetta, cadono le che c'è foglie. Giorgio Maretti, dice non mi calcolate proprio. Aspetta che devo leggere anche questa. Mi devo No. comprare una scopa elettrica senza fili e non so cosa scegliere. Il Dyson tutta la Dyson. vita. Paola, non devi fare nessuna indagine di mercato, il Dice Giorgio Dyson. Maretti, non mi calcolate proprio, uff, volevo fare due chiacchiere, ma nulla. No, Allora, Giorgio Maretti, anche tu. Giorgio, George. Giorgio Maretti, Maretti, come insomma ti chiami, non sa, cioè, non mi interessa. Sto Ancora. scherzando, Giorgio. Allora, io ti ho salutato appena si è aperta la live. Quindi o tu eri distratto o non c'eri. Ah, dice, non ce ne so, ti costa troppo. Tanto spende e Gioia. tanto hai, gioia. Io oggi Quindi con Dyson mi sfonda sono una casa. Sara. Sara sei, ah, è Sara, non è Sara gioia. chi? Sara, svegliati, è Senza clima, primavera. Nunzio, ma come fai? Io muoio. Sara. Non saccio, non lo so come faccio a resistere. Sara, Sara, Sara. Conte, io ti voglio bene, grazie, lo sai, Grazie, però ultimamente stai Anna. trattando male Nunzio e non mi va. Grazie, Anna Anna. Smarra, Grazie, grazie. Anna, se sapessi come mi tratta lui quando chiude la live, ora Non faccio un video. Faccio un video e ve lo spedisco tutti in è vero segreto. che sono No, il buono, folletto mi sì. serve qualcosa di più maneggevole. Dyson per tutta la vita, No, ci Paola. vogliono piccioli po' E dai. niente, lo paghi a rate. Arrate, pagalo, si può Allora, se fare. tu chiami a, come si chiama? Se tu lo compri da QVC ti fanno il QVC. QPay gratuitamente solo col codice fiscale. Scelto. 50 euro al mese. Quindi in Ah, un anno ti sei pagato il Dyson. Scusa, parla con noi, io vado sempre ai risparmi. Ho la roba migliore spendendo poco e quando acquistalo voglio su io. QVC, la Q, la V di Verona, la C di Catania, QVC.it. Ti colleghi al sito, lo ordini col QPay, codice fiscale, 50 euro mese e tatuato pinzere. Certo, ti fanno l'addebito nel conto corrente, tu manco te lo vedi. Vedi, c'è la Pulicana, è vero, Armando, lo tanti male, io non lo voglio toccato, Annunzio, E tu lo grazie. tocca Ti bene, ma te amo. lo porti a Ti casa? amo. Portatelo a Scelto. casa, tu metti su Procantarano. QVC, Ah, vedi? QVC, Basta, facciamo certo. pubblicità. Annunzio, non ti offendere, ma Armando rimane il numero uno. Pittia, io ho le mie fan, le Grazie mie Teresa, follower. Io ho grazie. le mie follower, conosco il sito QVC e compralo lì. Compralo lì, 50 euro al mese, solo col codice fiscale. Ora che avessi mandato Armando, la. Arturo mi ha appena fatto la videochiamata, Olivieri. Stava andando al ristorante. Ah, mi pare che Beato sta. Vigio. Ah, mi pare che al ritorno si ferma in terrazza a prendere un aperitivo in provincia di Io me lo Messina. porto io, Maria Mammi. Avanti. Grazie, Maria Mammina, vegno ogni dia. Siamo una Bello. forza insieme. No, lui è diventato una forza insieme a me. Io ero già una forza anche prima, perché io sono una forza della natura. Ma Quindi, io? no, Vedi, a io. Teresa ci piace QVC. Teresa, ma Avanti. allora ci vuoi parlare di questo tuo fidanzato, di questa Domani cosa gravidanza? cucino? Cosa ci Ma dici, lo saccio, Teresa? prima è Giunnari. Se Amò? agghiorno ci penso. No, ma Avanti. l'Eva non mori mai, si dice. Amò? Mi puoi dire come vi chiamate? Giorgio Ma Maretti, io Sara. sempre Nunzio, Io scelto. sempre Armando, ma chiamami il conte perché sono aristocratico, grazie. Avanti.
Oh, io sono il Amore, devo conte. sentire a Teresa sul nuovo Tu cucini fidanzato. il ragù, Paola? Io già l'ho Sta cucinando a cucinato. st'orario un ragù. Io già l'ho No. cucinato, quindi immaginate cosa posso cucinare domani. Grazie Giovanni, niente bacino, me ne vado a dormire. Annalisa Boriello, tanto e buonanotte. Un abbraccio forte, che Buonanotte. devo fare? Non c'è Domani di. non Vedi, mangio. non c'è di al conte, dice Rosario Caltabiano che io ti amo. Non c'è di al conte di regalarti un bel pranzo fuori domani. Grazie. Dimmi, allora, vai Bello. su Bello, internet, scegli Rosario. tu il ristorante di Catania, gli fai un bonifico e io me lo porto al Ah, ristorante paga e mangiamo Rosario. Rosario, anch'io. paga, Ma mi stai scegli. capendo? Lui lancia la pietra e si tira la mano? Io Vedi? mangio da mamma e Sì, beata tu, pasta con le pasta proprio vongole con a la Ganzirri. Ganzirri. Dov'è Ah, Ganzirri? mandi Ganzirri a A Messina. Messina, Quindi tu ti fai tutta la strada di eh. Invece domani, mio paradiso, amore, sapete cosa mi fa? Che già la contemplazione. sta preparando, ha fatto il ragù. Domani mi fa la pasta al forno. Non lo so. Come lo Dopo che sai? ti sei mangiato il tartufo di nascosto, tu domani ti puoi mangiare la pasta squarata? Ma la fai e non mi No, ironi? non ne faccio proprio. Non ne faccio. Pindartufo, Quindi pindartufo. domani tu ti fai bella quella bella strada, passi da questi bei paesi, queste frazioni sul mare, paradiso, contemplazione, poi arrivi fino a Ganzirri. Dove c'è? Cosa c'è a Ganzirri? Il palo? Come si chiama? C'è un palo, certo, palo la No, luce, come si c'è, chiama certo. questa, non mi viene in mente questa cosa di ferro, il pilone, Il pilone il c'è, ma quale pilone c'è a pilone? Ganzirri, Ma pilone di cosa? Chi di serve? Ah, ferro, di ferro, certo. avanti, Siete no, grandi, tra ma. lì c'è pilone, proprio il pilone, Ciao, te Joker, che scrivi sempre su la YouTube, te signora dei Joker. panini, chi è la signora dei Ma quella è la signora dei panini? paninaghi? Da tua Sì, il madre, pilone, già l'ho amore. Quella del detta. mare. Ah, Lilla, Lilla, sei la signora dei panini. Ancora ci pensi? Ma così ripazzi? Ma c'hai una memoria di ferro? Che fa un fosforo? Mangi pesce? Mangi pesce? Ah, è scontatillo, no? Se sei tu la signora dei panini. Sì, Quella che del ti mare, salutiamo, te li mando Noemi. io una ventina di tartufi, basta che lo fai mangiare. Grazie, Ma prima Giovanna. voglio vedere i Ma tartufi. te tartufi. Prima. Il tartufo di Pizzo, ora me ne vado a Pizzo, dove? A Pizzo Calabro, arriva squagliato, cagannuccia. Carosi, ma come fare? A me non mi sta facendo più mangiare, non mi una, quando vado al lavoro i soldi per l'acqua. Io non lo so, io sono la vittima di questa Unicom, casa. quanti anni abbiamo? Sempre gli Ma sempre stessi, i sempre scelto. quelli. Tanti saluti da Torino, grazie, Non mi compra più le ricambiamo. sigarette. Ora io me devo andare di là a fumare due sigarette No, non le sue. trovi, le ho tolte. E chi fumo io alla tabacca? Niente, i sigaretti su di catta, cu fuma si vo catta, Ragazzi, mi regalate un sorriso e vi avanti, ringrazio per la vostra simpatia. Vabbè, Rosario, comunque a chiamare il ristorante e a grazie, devi pagare. chiamare il Ormai l'hai ristorante, detto, ci scelto. puoi salutare Giovanni Adriana da Picanello, ciao Certo, Giovanni ciao. Adriana, Picanello forever, Picanello in the in the world. world forever, International. ti fumi Ita, ah, ti fumi Ita, Sì, mi dicono. fumita. Gamma chi la Ma fuma la sigaretta con Paola. avanti, grazie Stefania Paratore, love you forever, Steffi. Un bacio Ah, da Palermo, sì, da è tornata Pescara, da Simona Matteo, Ragusa. Avicana Vireva. E niente, casta di Ciao, Simona viaggio. Matteo, un assato, certo. Sì, ma non ci vuole tornare, Non capito? c'è torna da Fosse per mamma, me ma. anche adesso, ma non ci vuole andare, capito? Guarda, dalla padella alla brace non è possibile. Mia mamma Meglio mi che tratta stare nella bene, mi padella, perché cucina. sennò va a finire nella brace. Ma io non parlo di tua Mia mamma. mamma mi cucina, i tartufi mi fa mangiare, i sigaretti mi Vabbè, catta. bisogna vedere se poi qualcuno non te li toglie davanti mentre che te lo stai mangiando. Non È lo so, vabbè, giusto? quello è E un vai, no, non è un dettaglio. Ma chi mia dettaglio. sorella mi Non leva? è Ma importanza, magari mi tua mamma leva, il tartufo te lo compra, però certo. poi c'è qualcuno che te lo toglie davanti, quindi Ma non chi può Cosima? Che c'è? Se succedere. ce ne accatta una a Cosima e una a me, Va bene mia mamma. così. A Conte, dov'è sua Cosima? casa, cioè A proprio. casa. Allora, noi non abbiamo una comune, eh? Noi abbiamo un appartamento. Certo. Ognuno ha un appartamento. Armando, quello che non puoi mangiare, quello non puoi comprare.
va bene, siccome non mangio Allora dice nulla, Sara, tra tra tre tre bimbe e bimbe e tre tre cani vi cani, seguo, ma faccio fatica. avanti, Avanti bimbe e tre avanti, cani, siete. avanti. Vabbè ragazzi, io vado a sfumazzare se trovo qualche E io vi sigaretta, dico siete. intanto, cosa volete prima? L'insalata di riso oppure il pollo con l'aceto? Avanti, vi date un bacio? Se... No, Lorena, non chiedere queste cose assolutissimamente, assolutissimissimamente. Ciao da Ragusa, il pollo, è arrivato prima il pollo. Allora, comprate un pollo, mezzo pollo, dipende i fusi del pollo, qualunque cosa che vi piace. Fate bollire l'acqua, appena bolle l'acqua, immergete il pollo, lo fate bollire per 5 minuti con due foglie d'alloro, sale e aceto bianco. Dopodiché, dopo 5 minuti, spegnete il gas, fate riposare e scolate. Lo pulite tutto, quindi togliete tutta la pelle, tutto, tutto, tutto e lo mettete in un piatto. In una bella casseruola tagliate cipolla, prezzemolo, peperoni, mettete un po' d'acqua, mettete, no, io metto l'aceto, Catuccio, perché questo è al, si cucina con l'aceto. Mettete un po' d'acqua, olio, pepe e sale. E fate cucinare per circa 10 minuti. Dopodiché prendete il pollo, lo mettete nella pentola, nella pirofila e girate tutto, girate tutto, girate tutto per 10 minuti, il tempo che si insaporisce e ci aggiungete un po' d'acqua. Appena l'acqua si restringe, mettete mezzo bicchiere d'aceto e fate evaporare. Se avete, potete mettere anche delle olive bianche snocciolate che sono buonissime perché gli danno un retrogusto molto buono. E poi le olive bianche snocciolate cucinate con l'aceto e i peperoni sono il top. E questo è uno. Passiamo all'insalata di riso. Il pollo morto, certo, non è che ce lo devi mettere vivo dentro la pentola. L'aceto bianco, non usate mai aceto rosso quando cucinate perché è troppo aggressivo. Quindi solo aceto bianco. L'aceto rosso usatelo per lavare i fornelli. L'aceto rosso è troppo, troppo, troppo aggressivo. Guarda, fallo, Paola, è semplicissimo, velocissimo. E di un buono, forse perché io adoro il pollo. Adesso l'insalata di riso e poi i peperoni. Per stasera a 13:00 pare che bastano. Allora, il riso io lo faccio non in maniera particolare, non gli metto tanti ingredienti per non renderlo pesante, a parte il fatto che io non uso il condiriso assolutissimamente. Allora, bollite il riso e scolatelo quando è cotto, chiaramente. Lo fate raffreddare per 5-7 minuti, lo mettete in una bella pirofila. Sì, il carnaroli oppure addirittura quello per insalate di riso. Lo mettete in una pirofila di vetro e aggiungete abbondante maionese e un po' di burro, due tocchetti di burro, il riso è ancora un po' tiepido, mescolate e si scioglie il riso, si scioglie la maionese e il burro e si amalgama. Dopodiché lo mettete in frigo e nel frattempo in un pentolino bollite delle uova, quindi le fate sode, e in un altro pentolino fate sbollentare. A settembre, per le tazze a settembre, fate sbollentare i piselli, sbucciate le uova sode, scolate i piselli, riprendete il riso e ci aggiungete i piselli e girate. Poi prendete del tonno, non tonno all'olio di oliva, tonno al naturale, lo scolate e girate. Prendete il prosciutto e glielo mettete a pezzettini. Poi io uso il formaggio svizzero tagliato a cubettini piccoli piccoli, dei wurstel, un po' di prezzemolo
e il mais e girate, 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 girate. Alla fine tagliate le uova a pezzettini e continuate a girare finché tutto è ben amalgamato. Poi lo mettete in una bella pirofila e conservate. Giovanni, non ho capito, vabbè, ma non mi interessa perché il burro ammorbidisce il riso. Tu usi il galbanino, puoi usare anche il galbanino, certo, ovvio. Io sto dicendo come lo faccio io per i miei gusti e i miei sapori, capito? Dopodiché avete conservato un uovo sodo, quando avete messo il riso in una pirofila, tagliate l'uovo sodo a fettina, io il tagliauovo. Sei proprio un animale, Emanuele, sei un animale, sei un animale, sei un animale. Ok, dopodiché lo fate, mettete un po' di maionese, quella nel tubetto, e lo mettete in frigo 10 minuti, un quarto d'ora. Ecco perché a me piacciono quelle su Facebook, perché queste cose non succedono. No, no, ma già bloccato in diretta, già bloccato in diretta. Bloccato, bloccato in diretta, tranquillo. L'ho bloccato io adesso, bloccalo anche dall'altro lato. Adesso i peperoni ripieni, così quando viene Nunzio poi mi alzo. Sì, io l'ho bloccato proprio, Teresa, l'ho bloccato proprio. Allora, prendete i peperoni, prendete una teglia, mettete la carta forno, mettete un po' d'acqua, un po' di olio e un po' di sale. Prendete i peperoni e li tagliate per lungo e li pulite di dentro, li lavate e li disponete nella teglia. Poi comprate tritato di primo taglio, macinato due volte, mettete le uova, il formaggio, il prezzemolo, il pangrattato e la mozzarella tagliata a cubettini e impastate. Quando l'impasto è pronto, ma non deve essere durissimo come quello delle polpette, un po' più morbido, riempite i peperoni, sopra mettete una fettina di mozzarella per ogni peperone e un tocchetto di burro. Li mettete nel forno un quarto d'ora, 20 minuti con la stagnola in maniera tale che il vapore si concentra nella teglia e viene cucinato tutto di sotto, quindi il peperone si ammorbidisce. E dopo un quarto d'ora, 20 minuti, togliete la stagnola di sopra. E a fuoco basso nel forno per altro quarto d'ora, 20 minuti, li fate rosolare. Poi può essere anche mezz'ora, dipende dalla grandezza del peperone. Quello poi ci potete badare voi. Io me li guardo. Ciao babbina, ciao babbina. E niente, vi ho dato tre ricette. Ciao, sono da Militello Val di Catania, conoscete, vi seguo sempre. Certo, la città di Pippuzzo, di Pippo Baudo. Come Paola ti è venuta fame? L'hai voluta la ricetta? Ma di nulla, ragazzi! Il Calippo è un tonno. Sì, la marca di un tonno, sì. Ciao Nunzio, Casugno, Silvana da Crema! Buonasera, 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 buonasera! Un saluto dalla Puglia, la Puglia bellissima, la Puglia di dove? Di dove esattamente? E questo, ciao da Napoli, siete simpaticissimi, grazie. Pesto alla siciliana, anche stasera, che è diventata la live delle ricette? Va bene, devi comprare il prezzemolo, io lo faccio col prezzemolo a foglie larghe, con le forbici da cucina. Taglio foglia per foglia e riempio una bacinella d'acqua. Ciao Emanuela, sei tornata dal giro da Lipari? E lo lavo. Ogni 8 mazzi di prezzemolo circa, io metto
No, anche 6-7 mazzi, io metto un bel ciuffo di prezzemolo, sempre le foglie, e le metto a lavare. Poi io non lo faccio nel mortaio, io lo faccio nel frullatore. Nel frullatore metto l'olio, piano piano aggiungo il prezzemolo lavato, il basilico lavato con il prezzemolo mischiato, aggiungo i pinoli, non metto aglio, aggiungo l'olio, l'acqua calda, il sale, il pepe e il formaggio e comincio a farlo frullare. Man mano che si frulla aggiungo l'altro prezzemolo fino alla fine, aggiungendo sempre formaggio, pinoli, pepe, sale e olio. Se vi si asciuga troppo dovete mettere un po' d'acqua calda, poco 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 poco. Frullate, 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 alla fine girate tutto. Se si riempie il bicchiere del frullatore, lo versate in un recipiente e continuate a frullare. Poi lo assaggiate, lo aggiustate di sale se ce ne manca ed è, a mio avviso, buonissimo, meglio di quello comprato bello e fatto. Ciao dalla provincia di Roma. Non va anche la ricotta al pomodoro? No, quello è il pesto con la ricotta e il pomodoro è un altro pesto, il pesto è verde. Poi, se tu vuoi farlo anche con la ricotta e il pomodoro, ci aggiungi il pomodoro di Pachino e ci aggiungi un po' di ricotta. Oppure addirittura puoi frullare il pomodoro con il basilico e tutto il resto, e quando poi lo metti in un recipiente ci aggiungi la ricotta e giri. In maniera tale, io non consiglio mai di frullare la ricotta, perché se frulli troppo la ricotta diventa molto morbida, quasi trasparente. Se invece la ricotta si aggiunge nel pesto già fatto, lo giri e resta più compatta praticamente. Saluti Davola, sta tornando. Conta, nel pesto alla siciliana ci vanno pure il pomodoro. No, questo è il pesto alla genovese. Se vuoi farla alla siciliana lo puoi fare col pomodoro e addirittura puoi aggiungere anche la ricotta. E chi non ti sposerebbe? E per questo quello che se ne vuole tornare da sua madre. Cioè, ma manco morto. Allora io aggiungo un po' di prezzemolo, Stefania, per dargli un po' di più verde al pesto e perché poi le foglie di prezzemolo, essendo più spesse di quelle del basilico, compattano un attimino Si dice danno più il basilico. consistenza. Compatta. Più consistenza. Allora, più consistenza, quindi ognuna che la consistenza è super galattica. No, Buonasera. allora, vi giuro, Lilla Savassa, che alla prossima live vi ho dato quattro ricette. La prossima volta vi do la parmigiana povera, la caponata, la pasta col tonno come la faccio io. Che cosa A più? me Quello che chiedete. diventa un po' marrone perché. Ciao Rosy! Allora, per non fare diventare il pesto marrone, Shake. perché quello è il basilico, Sì. dovete prendere un cubetto di ghiaccio, frantumarlo e metterlo nel frullatore. Il ghiaccio che è freddo ferma, diciamo, la fotosintesi del La basilico e non lo fa fotosintesi. diventare La marroncino. fotosintesi, certo. La Allora, fotosintesi. io giuro, Debbie non mi fu mai proprio Ma lo nulla. sa, ci Ah, dice lui, il mai. No, non le ho trovate prezzemolo. sigarette, è stata a cercare Quindi se sigarette. mettete un cubetto di ghiaccio quando lo frullate, perché l'acqua calda bisogna metterla in quanto scioglie, ammorbidisce le verdure, no? Se ci mette un cubetto di ghiaccio frantumato, blocca la fotosintesi, La quindi non fa fotosintesi, cambiare certo. comunque il colore nelle verdure, nel basilico. La fotosintesi. Anche l'olio freddo si può mettere? Ciao Lo Silvana devi da prendere Crema. dalla bottiglia l'olio. Ma perché cominciano a mettere di caldo Mica lo devi riscaldato? friggere, tranne che tu lo tieni dentro il frigo, non lo so. L'olio Però fritto dentro il metti, frigo non dice. diventa quaglia l'olio, Ma no, io da prima ho no? fritto e poi Diventa ci metti, condensa. Può essere certo. che non aspetta l'asciugatura totale del Me basilico. l'arrivavo caldo, Io non certo. l'aspetto assolutissimamente, Caldo sale, perché dopo certo. che tu metti basilica a bagno, se aspetti l'asciugatura, li fuochi ben di luri in questa maniera, diventano così. E
tu aspetti l'asciugatura, ma la tua foglia diventa così. Se Katia, invece tu la foglia la metti bagnata e non aspetti è l'asciugatura, bella è scelta così. la foglia del Bella, la foglia del basilico. basilico, questa è la foglia, no? Questa, metti che questa è la foglia del basilico. Se tu questa la lavi e la alzi bagnata, ti resta la foglia bella No, tessa, dice no? completamente, dite là che sei Se bellissima, magari mangiamo. invece questa foglia tu la bagni, poi la metti ad asciugare, s'ammolla No, tutta e a ciao foglia! Katia c'è resta tizza, dice, anche se Magari mangiamo. bagnata? Hai questo potere? No, 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 a me è bella così, dritta, tesa, la foglia del basilico, Muzio, resta ma tu sai compatta. cucinare? Scelto, cosa faccio cucinare io? Va Scelto. bene, adesso vado io a bere, mi lascio con No, fumare lui. no, Io perché non ce n'è sigarette. Tranne che tu ce l'hai ce l'ho nascoste. nascoste. È Ora, da no, no, minimalista. scendo un attimo da Epi Che c'è a dire a Clarissa? e mi faccio dare la pipa. Ma Lei perché? fuma la pipa, Ma perché Clarissa Clarissa? si fuma la pipa? Sì, è come la nonna di Braccio di Ferro. La nonna di Braccio di Ferro, ve lo ricordate nei fumetti? C'aveva la nonna che era praticamente la fotocopia di Braccio di Ferro al femminile. Quindi ve l'immaginate la nonna di Braccio di Ferro con la faccia di Braccio di Ferro, seduta nella sedia a dondolo con la pipa. Ciao ragazzi, ma ne avete voglia di prendere sta benedetta granita o ama aspittarica? Finisce a stati, sapessi quanto è bello andò bene, Max? Vado a prendermi un gelato, torno subito. Vai Paola, nel frattempo fai anche la pipì. Fatta doccia. Lavoravo Armando, lavoravi da bucato? Io, da buca, ah, da bucalo! No, assolutamente no. So chi è Bucalo. Io Bucalo l'ho conosciuto in Campania, a Napoli, poi è nato qui come Fusaro, Bucalo, sono tutte trend napoletani, sia Fusaro, Bucalo e quant'altro. E poi sono nati anche qua, perché dovete sapere che a Catania, il centro commerciale, le Porte di Catania, è nato con tutti i negozi e tutti i trend che sono nati a Napoli e che sono nati al centro commerciale di Nola, non il centro commerciale, ma Nola proprio dove si va ad acquistare per i negozi, proprio a Nola. E quindi poi li ho rivisti qua, ma non ci ho mai lavorato. Noi come ci siamo conosciuti? Ma tu o sei nuovo o non sei mai entrato? Perché ce lo chiedono sempre, ci siamo conosciuti nell'ambito Mi mise lavorativo. all'angolo io, mi mise Beh, stai all'angolo. sul senno. No, vado, bevo e torno. Bella, amore mio, Che Lilia affare Sala. lì la Cuigio, la Il sto Cissi, lì. bravo, non mi veniva il nome, il Cissi di Nola. Quindi tutti i negozi, tutte le marche che ci sono al Cissi di Nola, poi hanno aperto il centro commerciale, le Porte di Catania. Sì, ci sono anche state al Cissi di Nola. E quindi conoscevo sia Fusaro, sono tutti i trend napoletani. Brand, Brand. sì. No, trend. Quindi, però sono trend come uno si Sono veste. brand, si Ma è chiamano trend brand. quando ti vesti. Trend quando ti vesti. Buonasera, buonasera. Io è stata da banna a cercare i sigaretti, ma non ce n'è. Non ce n'è, perché non sa, si fumava tutti i giorni, non mi ne accattavo. Non lo so io, scelto, non lo so. Buonasera, ma è vero che la Sicilia la vorrebbero fare rossa? Ma c'è questa notizia nell'aria, Non ho ma. visti mai. Annuncio tanti saluti. Non ti ho letto, che mi dicisti? Beh, di Romegori, che lavoro fate? Ehi, di chi studiassi bene al nostro cuore? La fotosintesi, Nunzio, mi fermo, la fotosintesi. Ora un basilico fa la fotosintesi, giustamente. La fotosintesi clorofilliana. No, no, quella clorofilliana, che c'entra? La fotosintesi. Uno c'ha bio ghiaccio per bloccare la fotosintesi, scelto. Così è. Grazie Claudio che sei ripartito con le rose. Ancora sto al lavoro, uff, basta, dillo casugno. Casugno, sembri casugno, scelto. Sembri ca un egghessere, cavi gnonno, capulizio, un gnonno. Sogno stanco, scelto. Sogno stanco, poi mi sono sventurato.
così si dice, sventurato per mia sventura a prendermi un tartufo dal freezer, che giustamente stasera, proprio stasera, gli viene voglia di mangiare il tartufo dopo cena. Scelto. Perché il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi. E quindi scelto. Niami. Magari io vi amo, scelto. È diventata stantia la domanda del lavoro. Figlio, non si riposa mai. Ma le rose di Claudio sono per te, Nunzio. Per me sono le rose di Claudio. Ma cuturissi, Lella. Mille rose, rose. Grazie, Claudio. Ma sono per me queste rose. Ah, su suppi mia, vuol dire che sei innamorato, scelto. Con una innamorata, grazie, non c'ho da mi sta mannando, allora suppi mia più davvero, cioè, grazie Claudio, ti amo. Tu posso ricca il live, ti amo. Intanto abbiamo 178 testimoni. Mi saluti dal Belgio, ciao Lucia Sciarrino nostra. Caso, mi ho scaricato TikTok per voi, bravi, bravi, ci dovete seguire ovunque, perché noi le live le facciamo ovunque, ora fra poco la facciamo magari in Instagram. Grazie, babbina. Che cos'è questo aeroplano di carta? Che cosa, che messaggio mi vuoi mandare dentro questo aeroplano? Scelto. Comunque mi chiamo Emanuela. Claudio, vedi che Armando è geloso. Vabbè, ma tu lascialo fare, Borriello. Non ti imbicciare, Borriello. Grazie, Nadia. Ciao, ragazzi, siete grandi. Grazie. Che lavoro fa il Conte? Ma. Qualcosa fa, certo. Pure io ci sono come testimone. Ragazzi, avete Teresa, anziché scrivermi sta cosa, mi vuoi parlare di questo tuo nuovo amore, fidanzato? Perché avete deciso di sposarvi? Grazie, Claudio, perché avete deciso di sposarvi proprio a dicembre, come a mio conte? E il sesso del nuovo nascituro, se già lo sai? Grazie Claudio, ti stai svenando stasera, su tutti i primi astilosi, certo, grazie. Grazie Claudio, grazie. Aspetta, voglio vedere il profilo di Claudio. Ma sembra vero un motorino io, Claudio, solo un motorino vero. Certo. Babbina, babbina, se tu mi devi mandare i baci, me li mandi nella guancia, nelle labbra, ma dappertutto proprio. No. Tu quanti anni hai? Io ne ho 32 e mi avvio per i 33, gli anni di Cristo. Io e mio marito ci siamo sposati a dicembre, il 12, no il 28. Che ti devo dire, socio, totalmente inaspettato. Teresa, grazie Claudio, non bastano le rose, anche i cuori. Sei proprio innamorato, ci vuole un innamorato, innamorato. Scelto, il conte sì che è in pensione, ha già dato. Allora. Non è che voi dovete fare i saputelli senza conoscere le cose. Qual è l'età pensionabile? Avanti. Ditemi qual è l'età pensionabile in Italia. Qual è? Claudio, sei nato il 27 luglio dell'88? Anch'io sono nato nell'88, sei più grande di me. 67, bravissimi. Il conte quanti anni ha? Quanti anni ha il conte? E quindi può essere mai in pensione? No. Quindi perché sparate sti cavolati a prescindere? Avanti, perché non. Non è il primo che scrive, il conte è già in pensione, ma soavi 63 anni, come può essere in pensione? Grazie Claudio, mi sto preoccupando, Claudio, io ho scelto. Mi sto preoccupando veramente, perché stasera tu hai spinnuto come minimo 100 euro, tutto per me, scelto, grazie. No, non ci può essere mai in pensione, perché è giusto e quindi il conte ancora lavora. Scelto che lavora. Semplice, con la quota 100. No, non ci può arrivare con la quota 100, Gaspare. Se non hai gli anni di contributi non puoi andare in pensione, infatti. Ma perché volete sapere? Si può andare in pensione anche prima di 67 anni, con quota 100, ma lui non ci arriva con quota 100.
Il conte non ha 63 anni, come no? Ne ha 36, è super. Ah, certo, Narayama ne ha 106, certo. Il conte è andato a fumare. Nunzio, ma tu quanti anni hai? Io ne ho 32 e mi avvio per i 33. Quindi io ancora in pensione non ci sogno sicuro. Ancora per me è troppo presto, certo. Tutti ci stiamo preoccupando, Claudio. Sembra avere perso la testa. Sì, ha perso la testa per me, Claudio. Che dobbiamo fare, ragazzi? Sono cose che capitano. Anche il conte quando mi ha visto ha perso la testa per me. Claudio, ora mi visti e pensa la testa per me. Sono cose che capitano. Non è che una... Sono cose preventivabili queste. Che dobbiamo fare? Schiunicuri di Asugno, veri loca. Su Facebook, pagina di Armando, c'è scritto che fa il wedding plan 12 anni fa. 12 anni fa, Nunzio, vorresti andare al Grande Fratello? Guarda, io da solo non ci vorrei andare e non ci andrei. In coppia con Armando, come morti di fame, ci andrei. Ma non che io vorrei andare, se mi facessero una proposta... Come morti di fame in coppia con Armando, anche come unico concorrente, cioè se esce uno esce anche l'altro, ci andrei da solo no. Non ci siete una boccata così. A mo c'è Claudio che si è innamorato di me, io te lo dico. Non temo rivali. Mi ha detto, dice Nunzio, tutte queste rose che sto inviando stasera, ne ha inviate 2000, 3000, poi ma non qua ci sono per te. Grazie. Vediamo, me lo fai vedere nella faccia almeno. No, si vede il motorino. È il motorino. Ah, è bello motorino. Già, un motorino dice tutto, certo. Io non temo rivali, è che sono arrivato io e ti sei fermato. Sì, perché ha paura di te. No, io non mordo, giuro che io non mordo. Nunzio, Claudio è un fioraio. Ma non è che a questo periodo manca. Ma scusa, ma tu quando muori, Claudio, fra 100 anni, la ghirlanda chi te la fa? Ce la faccio io, se sei un fioraio. Ce la faccio io. Vincenzo, ciao. Mi spiegate voi... Non riesco a leggere. Ciao Conte, hai finito con le pillole? Con le pillole? Con le pillole? Con le pulizie. Ah, io ho detto le pillole. Manda annunzio, voglio vedere a Pechino Express. A Pechino Express sarà chi combinassi, Kid. No, vabbè. Io mi divertirei un mondo. No, due mondi, vabbè. Vedi, Claudio sta ridendo perché amo, è innamorato. E io amanti. Ci possiamo fare. Grazie, Niki, benvenuto. Quando te lo passi a prendere? Ma quando vuoi sogno qua, Claudio. Quando domani vuoi mattina. Tu... Scelto, io sogno qua. Basta che tu... Io che lavoro faccio... Invece di dire che lavoro fate, adesso ci vogliono prendere in contropiede, no. Chiedendocela uno a uno. No, mi hanno chiesto Armando in pensione. Cissi, l'età pensionabile in Italia qual è? È 67 mi hanno risposto. Armando quanti ne ha? 63. E allora posso rimanere in pensione? Mai in pensione? No, c'è con quota 100, se non ci arriva. Quota 100, quota 100. Salutatemi. 60 più 38, quant'era? Era 62 più 38 la quota 100, no? Cioè... Ragazzi, vedete che io faccio consulenza del lavoro, quindi lo so la quota 100. Sono Salvatore. Salvatore, Salvatore, riprendiamo a fare l'amore. Ciao, aspetta che c'è Maria Marcinò. Ciao Cassi. Ciao Maria, Cassi. Bello, tutti quelli di Facebook sono qua, 236 siamo, no vabbè. Noi non abitiamo, siamo di Catania, ma non abitiamo a Catania. Unici, stupendi, meravigliosi, mi salutate per favore. Ciao Carla De Sena. Ciao Adriana Costanzo. Ma che il mio spasimante si è fermato a mandarmi le rose. Davide Catania, zio Armando. È tuo nipote? Io non ho nipoti che si chiamano Davide. Ah no, qua Claudio, il mio spasimante è ripartito. Certo. Io non ho nipoti che si chiamano Davide. Quindi Firenze bellissimi, grazie. E Firenze bellissima, devo dire. Lì chi è? Com'è qua? Mi sta putando, chi ha scritto? Mi sta mandando. Grazie, Niki, sì, benvenuto. Sì. Il conte è un uomo affascinante, tu sì che sei un intenditore. Ma anch'io non sono da meno, certo. Ma molto meno, Armando. Non sono da meno. Visto che fai il gigolò, mi accompagnereste ad un matrimonio giorno 9? Però Paola, lui fa... Il 9 agosto. Allora, lui fa il gigolò. Va bene, avanti. Lui fa il gigolò, cioè solo di intrattenimento, non passa la seconda parte. Se vuoi la seconda parte, poi vengo io. Scelto. Quando sei scemo. Perché? È lavoro, il gigolò. Scelto. Io ho parenti a Siracusa. Ah, io non lo so. Che no, ho detto? Non siamo di piano tavola.
ti sta mandando continuamente rose, Perché manda, odiamo? Magari io ma odiamo. manda anche baci, manda Mandimi in bacio. giostre, Mandimi in manda bacio. giostre, manda fuochi Allora, Claudio, se d'artificio. mi mandi in bacio e mariva mia, ma qualcosa Ma accadrà. perché chiedono? Pare che aspettano con ansia la pensione di Ma è Arnaldo, che vero. ora gliela manda. È vero. Ma sta quota 100 esiste, è esistita, è 38 più 62, a 62 anni potevi andare in pensione se avevi tutti i contributi versati a norma di legge. Sono rientrati a prendere questa pensione pochissime persone. Quindi vi sto svelando che lavoro faccio, forse faccio il consulente del lavoro? No, ma non li Quanti anni sviare. abbiamo? È sempre gli stessi. Sempre Se... 33 e No, 63. ancora Teresa non lo sa se il bambino è maschio o femmina. Dolce Ancora non si sera vede. da Ancora Siracusa. non si vede Grazie il nostro Siracusa. nipotino Ciao Silvana, un della abbraccio Poli. anche a te. Buonasera, sono Giussi, sto usando il telefono di mamma. Oh, dalla Svizzera! Ciao Siamo Svizzera! Mamma 230, no? Vabbè. mia! Claudio ancora mi riempie di rose, E cioè, che non mi fa avanti! arrivare in fungoni qua sotto, chino di rose. No, devi fare come ha fatto Berlusconi con Armando, Armando, fai Raffaella qualcosa. Claudio si è innamorato del tuo nunzio. Niente, non temo rivali! Comunque, ragazzi, Berlusconi ha mandato a Raffaella Carrà un furgone pieno di ortensie, cos'erano? No, erano dei fiori che non so. Non mi ricordo il nome del fiore. Ciao da Milano! Quindi se vuoi mandare un camion di rose, anche lei i cuori ti sta Magari i mandando. cuori, c'è detto che è innamorata, Avanti, ma che dobbiamo avanti. Ma ti fare? devi fare perdonare qualcosa? Claudio, sei proprio tu o ti devi fare perdonare qualcosa? D'Annunzio? Che Mi vuol sta dire? sorgendo Che questo vuol dire? Che io e dubbio. Claudio ci conosciamo? Ma può No! essere? Può essere che Claudio, senza conoscerti, ti abbia fatto un torto e ora si sta facendo Che torto perdonare. mi hai fatto, Claudio? Sei un leone da tastiera scelto. Grazie, grazie, grazie. Maddalena Cipullo. Armando, Chi? scusami, la quota 100 consiste che il totale tra contributi e l'età sia 100. 62 più 38. Non puoi avere tu 60 anni. Più 38 fanno 98, devi arrivare a 100. E la quota 100 era 62, più chi aveva compiuto 62 anni e aveva 38 anni di contributi, sommava i 38 anni più i Va 62. bene, Se io... erano 37, non si ci arrivava alla quota 100 perché diventavano 99. Ragazzi, io sono Claudio, io mi esterno a Giabanna, quindi E ora si se puoi blocca. smettere con le rose e ricominci quando torno io. No, continua, no? Sto cercando, no, Scusami. perché poi diventano per te, amore, Armando è insostituibile, 60 più no? Azalea 40 alla Carrà, Azalea. Azzalè, 60 più 40 uguale 100. No, dovevi avere 62 anni di età, non 60. 62 più 38 Più era il minimo. 38 Poi era il potevi avere minimo. 63 e 37, Sì, ma minimo. partiva da Potevi 62. richiederla se avevi compiuto 62 anni. Su quello non ci guarda, l'ho fatta prendere a tante, ho sbrigato i documenti per tante persone in Va bene, io sto ufficio. andando di là. Spero che hai lasciato qualche sigaretta in giro e torno. Tu, Vi amo. Vi amo. Cristian da Forlì ti saluta. Ciao, Cristiana Il Forlì. conte è un Claudio. sindacalista, chi lo sa, un consulente del lavoro, un sindacalista. Claudio, non mi tradire con Armando, sto Teresa, lo so tornando. che ho ragione. Allora. La quota 100 consisteva, era la somma fra l'età e i contributi realmente versati. Se tu avevi 60 anni e 40 anni di contributi, è vero che faceva 100, ma non rientravi alla quota 100 perché dovevi avere minimo 62 anni di età. Per questo si diceva, ciao Eli, ti stai andando a coricare? Per questo si diceva quota 100. E allora se tu avevi cominciato a 14 anni, non è possibile, capito? Dovevi avere 62 anni compiuti. Armando, sto guardando una vita, non mi dare notizie perché domani me le guardo tutte.
Armando mi saluti, certo, Marianna Guido 735, così non più 100, ma in che senso, ragazzi? Allora, in pensione si va a 67 anni. Per agevolare chi voleva andare in pensione è uscita la quota 100, che era la somma di 62 minimo di età più 38 anni di contributi. Se ne avevi 40 ci rientravi in pieno, ma se ne avevi 37 di contributi più 62 fa 99. Ciao Katiuscia, buonanotte, buonanotte. Ciao Denise, ciao Marzia 220606. Ma tu già sai tutto di una vita. Sì, è vero che so già tutto, però non me lo anticipate. Già c'ho la curiosità di andarla a guardare nel motore di ricerca, no? Notte Katiuscia, per Genoveva c'è anche l'isospensione. Per agevolare c'è anche, mi è passato, i braccialetti, vediamo. Ti piacciono? Ciao da Bari, buonasera, buonasera a te, a chi stai entrando adesso. Ma si può andare in pensione anche con l'età, non solo con i contributi? Sì, ma quella è la pensione sociale. La pensione con i contributi sono tutte le marche, fra virgolette, che hai accumulato lavorando. Quota 100, 38 anni di contributo e 62 anni di età, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021. Ciao da Parma, saluti dalla Germania, ciao Germania, ciao dal Molise, come state? L'altro giorno mi hai fatto tanto piacere che vi ho incontrato. Anche a noi, ciao Giusy, un abbraccio forte. Ragazzi, domani e domenica cosa fate di bello? Nunzio rivisita un attimino la casa, quindi gli dà una bella lustratina, pranziamo, c'è una vita e poi usciamo. Mio padre è molisano. Dai, Claudio, ti sei fermato a 6, hai visto a me e ti sei fermato? Non va bene. Ma che hai fatto? Hai cambiato? Hai tolto la foto della moto? Perché hai tolto la foto della moto? Ah no, c'è ancora. Ah, stai continuando perché sai che sta tornando. Saluti da Pedara. Armando, la mia bimba vuole il tuo saluto. Sta andando, andando. Si chiama Elisa. Ciao Elisa, buonanotte. Sogni d'oro, bimba bella. Ciao da Beppe di Reggio Emilia, ciao, saluti dalla Croazia, saluti addirittura dalla Croazia, in Croazia c'è un mare stupendo e si mangia del buonissimo pesce. Ciao da Palermo, ciao Palermo, come sta andando questi incendi? A Catania siamo un pochettino affumicati, diciamo così, affumicati. Meli Melo, grazie, un saluto da Ginevra. Ciao Anna Cosi, bellissima Ginevra, saluti da Messina. Caltagirone, ero emozionata che mi siete spuntati di fronte, siete stupendi, veramente una bellissima coppia. Grazie Giusy. Le cagnoline stanno dormendo, vedi, le sai tutte. In che senso, Deniseb, che cosa so tutte? Dimmi, dimmi, mandami un saluto. Non lo paghi. Angela 20 224. Io non lo pago, ma ora che ti ho salutato sei tu che devi pagare a me. Conosci il Borgo di Federico? Allora, Giuseppe, il Borgo di Federico lo conosco. Sono amico, molto amico con Francesco e molto amico con la mamma, con Lucia. Certo che lo conosco, figurati, mangio benissimo al Borgo di Federico, conosco a tutti, 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 anche all'altro fratello, conosco a tutti. Ciao Armando, un mega bacio da Gargano Puglia, dal Gargano, bellissimo il Gargano, stupendo, Vieste, le isole Tremiti,
Mattinata, Manfredonia, bello, bello, bello. Grazie, grazie, grazie. Il Gargano, veramente bello. Da Vieste sono stato alle Tremiti in barca. Sì, Enzo, bellissimo. Vincenzo, io lo chiamo Vincenzo. Alberto è suo fratello con i capelli rossi e poi c'è la mamma Lucia che io adoro. Armando ha detto a mio marito, lui va in pensione tra 10 anni, perché ne ha 57 allora. Armando, sei mai stato a Termoli, Molisi? Sì, sono stato a Termoli, ho mangiato benissimo, sono stato diverse volte, ho visto anche una festa dalla fine del corso, forse uscita dalla chiesa, che c'è una chiesa, non mi ricordo bene, ma a Termoli ho mangiato quelle bellissime alzate di crudità. Veramente, veramente buoni. Sì, abbiamo due cagnolini, mamma e figlia. Armando, che fai di buono domani? Penso la pasta al forno. Penso la pasta al forno. Ho fatto il ragù, poi vediamo. Sono in vacanza a Tunisi, beata te, beata te. Sì, devo dire che sono stato ovunque, quello è vero. Le cagnoline, Gioia, stanno dormendo. Mary, 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 Colombo 4. Sì, adesso ti sto vedendo. Adesso ti sto vedendo. Ciao Armando e Nunzio, grazie. Tu hai appena fatto i ragù, veri? Io l'ho fatto pure. Vediamo domani cosa esce fuori. Ma che ti devo dire con questa storia degli incendi? Veramente sono tutti incendi dolosi, almeno così ho capito dal televisore. Poi si aggiunge anche questo vento caldo, questi 41-42 gradi, che veramente hanno dato vita a questi fuochi e non hanno dovuto chiedere anche rinforzi da altre regioni perché gli elicotteri non ci bastavano con l'acqua, perché gli incendi erano veramente tanti. Mary Love, ciao! Per qualunque cosa ci informiamo con te, se posso, sì. Grazie, Mary Colombo 4, grazie. Anche Paola ha fatto i ragù. Sì, il couscous lo cucinavo, a Nunzio non piace, quindi difficilmente ormai lo cucino. No, 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 non ci sarà tutto questo. Non è stato solo il caldo li ha aumentati, così almeno hanno detto il televisore. In Sardegna dicono che hanno dato fuoco a una macchina e poi da lì elargito tutto, sì, probabilmente, ma c'è sempre. Ma tu li fai freschi? Io la voglio fare al forno domani. La voglio fare al forno. Io devo fare il sugo con salsiccia e spezzatino. Mira Nadia, la salsiccia con questo caldo, ora la devi fare a settembre, pa bambina. O l'8 settembre o il 12 settembre. Sì, lo so che anche a Palermo ci sono stati danni. Voglio la ricetta della tua insalata di riso. Se ti riguardi la live, dopo che finisce noi la pubblichiamo, già ho dato la ricetta dell'insalata di riso come la faccio io, dei peperoni ripieni, del pesto, di un'altra cosa, non mi ricordo. Peperoni ripieni, pesto, insalata di riso, il pollo con l'aceto. Scendiamo al mare. Forse mercoledì, non lo so, Mercoledì, forse sì. mercoledì. Durante la settimana difficilmente c'è troppa Dov'è il mio confusione, spazio non mare? hai relax, quindi. Poi aggiungo Ciao, le Mary melanzane. Colombo. Metti le melanzane fritte sul ragù. Tu hai fatto il ragù col tritato? Ma c'è singhiozzo. Sì, non l'ho mai. Sì, siamo di Catania. Non ho mai aggiunto le melanzane. Allora, se faccio la pasta al forno con ragù, ci aggiungo le melanzane. Se faccio la pasta fresca con il ragù, sinceramente non le ho mai messe, le devo Ma provare. domani ci Sì, metti? domani c'è caldo. No, c'è caldissimo. Nunzio, Nunzio, scusa se scusa. sono indiscreto, hai un po' di pancetta, lo so, Chi disprezza compra. mi è venuto un Chi poco di pancetta, disprezza compra però gli quando sono spaghetti messo con in le arcado, quando io cozze. sono, Ti trovi a Santo non si Stefano di vede. Camastra. No, le faccio a parte per chi le vuole, le mette sopra, infatti. Però se Nunzio, fai la pasta al forno gliele Nunzio metti. Claudio sparisce quando te ne vai, ma io ora a casa sogno, perché non c'è Claudio?
Caso. È andata dal fioraio a rifornirsi di rosa. Sì, 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 siamo, no, siamo nonno e nipote. Blocca, però. Ah, quello di prima l'hai bloccato? Sì. Tu? Io l'avevo silenziato. No, no, proprio bloccato. Domani ho pollo all'americana, ma pollo all'americana significa con l'agrodolce, no? Penso. Sì, beh, infatti non è che gli è gonfiata la pancia, quindi la faccia non si c'è. Che vuol dire Barberio Benedetta? No, siamo nonno e nipote. No, Benedetta no. E ci sto scherzando, infatti, sto dicendo no, nonno e nipote. Benedetta non è un leoncino. Lo so, stavo rispondendo, io pasta alla parmigiana, cioè pasta alla norma, no? Con la ricotta salata. Buonanotte, Claudio, si è arresto Claudio. Io cazzo. Sì, ieri c'erano a Catania 41 gradi. C'erano 41 gradi ieri a Catania. Amore, siete bellissimi con la pancetta, che senso, io vi amo. Grazie, Vallia. Poi si dice uomo di panza, uomo di sostanza. Quando lo dicevo per me tu non ne avevi, amore, mi scottevi. Io ho pancetta, tu hai una bella... Sì, tu pancetta, tu hai un porco davanti. Ho posto la panza. Grazie dalla Calabria. Allora mi alzo io, vado a bere, perché io parlo, c'è un caldo da morire. E il condizionatore tutto sommato è acceso. Però non esce aria, appunto. Si aprono le alette sono così, appunto. Niente, poi le alette e d'inverno ci mette il catenaccio, perché mi ha detto che vuole far uscire l'aria calda e io gli metto il catenaccio nei condizionatori. Armando è di 8 mesi, Nunzio di 3. Avanti, Maria Marcino, avanti, e piano piano. Non possiamo partorire tutte e due nello stesso giorno. Chi pulisce la casa? Sì. La casa deve restare sempre in ordine, pulita. Io oggi ho tenuto il condizionatore acceso tutto. E domani quando ti arriva a bolletta tu stai coricata tutto il giorno, mezza morta. Ma non arriva domani. Oggi ti arriva tutto il condizionatore acceso, lunedì ti suona il postino, ti arriva la bolletta della luce e tu stai coricata tutto il giorno. Dice User 381, dagli il gelato che ti mando un bel regalo io. Tu la mugelata a me, tu ti mando di altro. Sì, massaro onestamente, usaccio. Mando, sei un po' tirato però, ma... Ma non lo so, ma non lo so. In effetti, certo. Non lo so, c'è un braccino lungo, un braccino più corto, poi questo diventa lungo, poi questo diventa più perché corto. Perché quando vedete a me salgono di nuovo i follower? Erano a 135, siamo a 190. Ciao Maddalena! Ma che sogno yoga vi fa... Che vi attiro, scelto, può essere. A Milano dice che sta piovendo a più non posso. Sì. Armando, dai una soffiatina anche stasera, così mi rifresco. T'arrivavo. Avanti, io mi alzo così. Dato chiamate annunzio, vi saluto, vi auguro una buona notte e restate con lui. Grazie. Non è vero, siamo a 190. Siamo scelto. C'è un umidiccio pazzesco stasera qui a mare. Niente, bambina, tanto ti bagni a mare, o ti bagni dell'umidità, sempre bagnato. Sempre umidiccio resti. Qui temporale, certo Nunzio non ne vuole tanto, oggi ero stravolto per le pulizie, ma... E dici che domani mi fai tutta la casa l'altra volta, io non l'avete sentito si prima mantiene. Cosa ha detto? Non l'avete sentito prima cosa ha detto? Non ci lasciare, 186. No, perché il metti pangrattato olio sopra pollo e filo d'olio sopra in forno e lo cuoce finché è cotto. Ma che cosa? Ma che ha da parato di mangiare? Che cosa ha da parato? Ciao Nunzio, mi saluti, certo che ti saluto. Jennifer Fiordilino. Bella. Siete stati alle saline di Marsala? Ah! Le saline di Marsala. Io sì. Niegano. Allora, voi gli dovete dire a Conte, Conte, dove non sei stato? Fate prima. Forse il condizionatore ci manca il gas. No, staccavo Idru. Non ci rimanga il gas, che è nuovo. Pazzesco Nunzio, è già pulita la casa. No, domani mi ha detto, allora io mi alzo. Allora, vi spiego come si svolge la domenica dei morti di fame, di Nunzio e Armando. Allora.
Tutte le domeniche si svolgono in questo modo. Lui si alza intorno alle 8, si prende l'asse da stiro, se lo porta qua in cucina sotto il condizionatore, si comincia a stirare e finisce intorno alle 10, 10 e mezza. Io invece mi alzo alle 9, un'ora più tardi, però quando io mi soso, mi giro a fare i due bagni, scelto, lavare tutta casa, dai, sono tutta casa, e se c'è un poco di poveri, da oggi a domani, perché oggi l'abbiamo fatta tutta. E finisco io intorno alle 12. Poi si prepara per mangiare, si mangia e comincia una vita, 6-7 puntate. E mi viene una vita 6-7 puntate fino alle 4, scelto. Alle 4 poi Idu si va a lavare, io l'aspetto tipo per un'oretta che lui si sistema, questa è sempre la mia fine, e poi finalmente si esce, scelto. Chi si sono tutti i rumenichi? No, non ridere bambina, così è. Tutte le domeniche a così è. Io quello che fai tu lo faccio ogni giorno, ma da sola però. Ma tu fai ogni giorno, Paolo, da sola? Io calo a fare sabato e domenica perché poi me ne devo andare a lavorare io. Scelto. Chi cruci? Ma buonasera Tania Cipolla. Niente pennichella. Quale pennichella? Povero Nunzio, sei meraviglioso, grazie. Non ci tocca fare faccende, purtroppo è così, fatto non ha ragione. Ormai scusate, ormai è da 2 anni e mezzo che mi sono fatto una ragione, perciò. E comunque, poi c'è quella via, non ci sei andato a rubare un altro gelato? Muta, muta, prima che ti senti, muta. Non dire niente, zitta. Io di là manovro, gelati, briochini, patatini, muti, non dite niente. Voi, quando io sono di là, tenetelo impegnato, non gli fate capire che io di là sto macchinando qualcosa. A meno, allora, quando lui fa le live, sono 2 ore che io ho casa disponibile, non c'è pericolo che lui arrivi all'improvviso, perché è qua impegnato con voi. Qua c'ho da dire niente, scelto. Io sogno da banno, io mangio, fumo, scelto, vivo. Cioè, perché vi devo spiegare tutto? Voi lo dovete tenere impegnato 2 ore, scelto. Io vi chiedo 2 ore, a sera, a così, ti cali una cosa, scelto. Ma ce li ha registrate le puntate? No, se lo vedete domani subito in diretta sul canale 5. Ora dov'è lui? È di là che sta fumando, ma io torna subito perché lui va di là, beve, fuma la sigaretta cutta, perciò vedi quanto dura e torna. Io invece vado di là, chi faccio? Comincio a aprire gli sportelli, comincio a mangiare i patatini, i brioche, poi mi bevo l'acqua, bevo il succo di frutta, mi bevo il latte a cacao, poi mi fumo una sigaretta, poi vado in bagno, poi mi mangio un altro patatini e poi torno. Per questo io manco così assai, scelto. Però voi non dovete far capire a lui che io faccio queste cose. Grazie, grazie. Il conte è un uomo colto, sei fortunato. Io è fortunata, vera mia. Ecco perché manchi tanto. Scelto, perché non l'avevate capito che io di là faccio tante cose in quei 10 minuti che ho tutti per me. Nunzio, fate un quiz a premi. Indovina che lavoro fai. No, mai. Ormai che non indovinare più, dopo metti sulla pancetta e niente ci fa, tanto ormai mi sono sposato, a me con bassa la fici, quindi c'è Claudio che mi ama lo stesso, magari con la pancetta, quindi che mi interessa a me, scelto. Non vi dite che gli spazi mandi in live che mandano le rose, vuol dire che gli piacciono gli uomini con la pancetta, scelto. Ognuno che so gusti, ognuno, i gusti sono insindacabili, giusto Stefania Messina? I gusti sono insindacabili. Nunzio, perché non togli la barba? Te lo dico perché non la tolgo. Perché sembro un bambino di 16 anni. Ve lo giuro, non vi scherzo. Se io tolgo la barba, sembro un bimbo di 16 anni. Il mio compleanno è il 24 dicembre. Vi sanno riuora, 6 mesi prima. Anzi, 5 mesi prima.
Il conte ha ricevuto tanti regali, certo. Appena ho 24, non mi mandate niente. Non lo so quello che faccio succedere qua in questi social. Io ve lo dico, 24 dicembre, no? La tua barba è bellissima, ma insomma è un poco. Non ce l'ho piena piena, qua c'ho buchi, mi manca un poco di cash, certo, è un poco. Però se io la tolgo sembra un sedicenne. La vigilia di Natale, certo. Ne ho 32, ora tra poco 33. A te il doppio dei regali, brava. Ma lui ti fa due regali? Allora lui, questo devo dire la verità, lui mi fa il regalo del compleanno che è il 24, il regalo di Natale che è il 25. Ma il 25 è anche il nostro giorno in cui ci siamo messi insieme. Quindi c'è il terzo regalo e poi il 28 è il nostro anniversario di matrimonio. Scelto su 4. No, due. Io ti regalo panettone, va bene? È sempre a così vini nisciti. Per me c'è o panettonici perché è Natale, no, a te te lo faccio più grosso il regalo perché è anche compleanno. A mia ma da fare un regalo del compleanno, non mi da fare né panettoni né regali più grossi. Io voglio regalo per compleanno. Poi per Natale è un altro discorso. Ho scelto. Cavi, 32 anni che ha fatto questo discorso con tutti i miei parenti. Cioè non può essere così, non può essere, basta, non può essere. Io i toroncini, non li voglio i toroncini. Un bracciale Pandora, ma bracciale Pandora già ci siamo. È avanzato il nostro, quest'anno mi deve regalare il Dodo. Se voi avete visto i video, noi siamo andati nel negozio Dodo, perché ci sta stanno, non da ricoglire a casa se non mi porto un Dodo. Messi, ma tu sei pazzo che io spendo 400. Non te ricoglierai a casa se non torni col dodo. Quindi lui già lo sa. Un bel cesto. Non gli voglio cesto, non manco frutta secca. Anche mio marito è nato il 19 dicembre, quindi regalo unico. Non esiste, Paola, ve la dovete togliere sta cosa dalla testa. Sempre uno che c'ha i 20 anni, lo so, ma sempre sono stato così. Sembro più giovane, sempre. E se mi tolgo la barba, anche con la barba sembri più piccolo, però se lo so, se mi tolgo, sì, troppo spacchioso. Grazie, Mary Siciliana, grazie. Per Nunzio non si bada a spese, io sono nato il 22 dicembre, basta, non brava, oh, brava, o oh, bravo. Ne vuoi uno o due? Nati anni, voglio due cereali, no uno o due. Amo, ce l'ha finita questa cosa dei regali unici, che è il mio compleanno, dice Nunzio, ti regalo un panettone perché è Natale. Non li voglio i panettoni, se a me vado a fare un rialo, perché già li sto minacciando per il 24 dicembre. Certo, e mi dice Maria, lo panettone, Allora, certo. il panettone si regala il 25, lui fa il compleanno il 24. Ma diglielo cosa pretendo quest'anno da Che pretendi? te. Muni di puttana oggi. Ma tu non è che sei pazzo? No, non ti rischiare di Comunque, tirarti a casa senza quel dovete bracciale. sapere una cosa, che io praticamente il discorso che fa lui dell'unico regalo compleanno Natale era una cosa che mi sono portato fino all'età di 17 anni, perché mio padre faceva l'onomastico il giorno di Natale e per 17 anni gli ho sentito dire oggi è Natale, ma è anche il mio onomastico, quindi mi dovete fare due regali, quello della Certo, è notte giusto, sotto l'albero e quello è dell'onomastico. giusto, non è che ha detto cosa Poi sbagliata. mio papà purtroppo se n'è andato un po' prematuramente. Il destino ha Alessandro, certo. voluto che incontravo un altro che mi ripeteva sempre la stessa cosa. Io faccio il compleanno e perché mi dovete fare un regalo unico? Ma già questa storia l'ho saputa per 17 anni, perché a Natale, la notte di Natale, a mezzanotte scambiavamo i regali e mio padre se ne aspettava due. Ma scusate, a me quale non mi avete fatto? Quello dell'onomastico o quello Sì, dell'albero? ma E noi gli rispondevamo: papà, uno più grosso? No, per me è sempre lo stesso. Ma più infatti, grosso di cosa? E allora, aveva ragione, però. negli ultimi anni abbiamo escogitato una cosa. Non la scogitare con me.
La notte di Natale, mio padre, di solito, perché eravamo un po' monotoni, gli regalavamo sempre due cose: o la camicia con la cravatta nella stessa O i confezione, o ciabatte. il maglioncino con la sciarpa nella stessa confezione. Quando poi non abbiamo più potuto e non abbiamo sopportato più con questo discorso, era sempre camicia con la cravatta, però in due confezioni diverse. Certo. E quindi era sempre camicia con cravatta. Ma lui furbo, il primo anno ci è cascato, il secondo col maglioncino e la sciarpa dice: alt, ma perché prima era l'unica confezione, ora sono due? Allora vedete che è sempre un unico Nunzio, fatti regalo. regalare il tennis di brillanti neri, no? Il tennis me l'ha Il regalato di tennis brillanti anghi. di brillanti bianchi già gliel'ho regalato quando ha fatto il compleanno l'anno che ci siamo sposati, perché io avevo già il tennis, lo volevo mettere il giorno del matrimonio Buonasera e Marilore. allora ho detto gli devo regalare il tennis d'annunzio. Se non riesco a regalarglielo prima del matrimonio, non lo metterò manco io. Ci sono Certo. riuscito e ce l'avevamo tutti e due. Però prima mi hanno chiesto, dice: ma Armando ti fa due regali? Dice: no, Armando me ne fa fare quattro. Dice: perché quattro? Come ora ci vuole quello con quelli neri? Paola, non Sì. ci vai a fare blin Io ho detto blin? perché, mi hanno detto perché quattro? Natale, mio compleanno è il 24 dicembre, il 25 dicembre è anche il giorno in cui ci siamo messi insieme e poi c'ho 28 dicembre che animali damo. Quattro sono, scelto. Gli devo comprare una macchina, già ce l'ha, Accattatemi una macchina, già ce scelto. l'ha, bella, nuova, nuova, Messa nel nuova, messa garage, nel non garage, si ma nuova, usa. non si usa, è una reliquia, quella quando c'è le corse delle macchine, le cose, gira come una reliquia, la fanno vedere qui, la fanno vedere lì con le guardie del corpo, tutto, vigili, c'è di tutto. Cos'è il dodo? Un bracciale. Questo te lo faccio vedere. Ai! È un bracciale questo. Allora, il dodo è quello con i grani e in più si possono mettere le pepite, che sono Che queste. costa un Io ne ho magnito? fatte mettere due, se ne possono mettere tre, ma nel bracciale di uomo più di tre no. E Saluti dal io gli ho detto Canada! ne voglio tre pepite, Ti regalo certo. una cipolla di Tropea, Non li voglio buona! cipolla di Dal Tropea. Canada ci stanno Dal scrivendo. Canada International The World, International. scelto. Pomellato, sì, diciamo, ma il bracciale è il dodo. È pomellato, hai ragione. Però il bracciale è il dodo. Il negozio è dodo. Saluti anche dalla International The Germania. World ormai. Amanti. Ciao, ciao Non Canada. voglio niente, io Mara voglio cose, Valentino. bracciali, cullani, orologi, non li voglio così di mangiare, scelto. Ti regalo il mio cuore, Nunzio. Ah, regalami Maria il Marcino, tuo cuore ama. lo Non si accetto, sa mai, può scelto. sempre servire. Intanto lo Cori mettiamo su vecchio, scelto. sotto spirito. Se mai dovesse servire, ti regalo un bel panettone con cioccolata dentro e Ciao, vi posso fuori. fare un gioco di carte per divertimento? Conte, sei un grande, Ma, se vuoi faccelo. fare, se vuoi. Avanti. Ci stanno facendo un gioco di Nadia, non carte. ne voglio calzini, grazie. Non ne usa. Come, che segno sei? E lui sei nato Io, il 24 Capricorno. dicembre, è Capricorno, no? Il più Ciao bel da Lago segno. Santo, provincia di Il più bel Ferrara. segno dello Un bracciale zodiaco. dodo con quattro ciondoli per un totale di 1500 euro. Ah, Sorcina, Io un bel l'ho. pigiama. E vabbè, proprio classici al massimo, pantofole, pigiame sciarpe a Natale. Io lo voglio con tre pepite. Grazie, Giovi. Vi seguo sempre, siete bellissimi, fate ridere un sacco. Buonasera, sono la Borriello. La prima volta qui, mi mandate un Se bacino. proprio, Borriello, tu tu sei sei più più antica, vecchia. dopo passamaro una Bella. fritura. Oppure da papere ninfo. Devo vedere in quale anno sono nati l'uno e l'altro. Brava, dice Marilore, il Capricorno è un segno un po' calmo, se, all'apparenza, ma se si arrabbia il Capricorno è capace di Va tutto, bene, anche il brava. cancro, un po' tutti siamo così. No, no, ma io particolarmente. Facciamo. Una sitcom, ma ci stavo Vai pensando, avanti. certo. Sì. Ma è scomparso il tuo Sì, ha spazzimacchina? dato la buonanotte. Ah sì, così? Sì. Ciao Rabisardi, ancora qua è Rabisardi Infatti, il ormai. massimo il pigiama, ci abbinerei una bella giacca da camera. Sì, è pronto per Non li ospitali. voglio.